Agenda Avvocati, l'appuntamento del sabato con il report settimanale delle notizie e delle utilità più importanti per gli avvocati, solo su Use Law Web Radio. Sabato 9 aprile, ancora su Use Law Web Radio con un nuovo appuntamento di Agenda Avvocati. Use Law Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. Buongiorno dunque, buon sabato a tutti gli amici in ascolto da Pino Gallo, grazie, ho nella sala con noi in regia. Oggi, solo per oggi, sarò solo in conduzione perché Pierluigi Serra è impegnato con l'altro palinsesto della radio per questo nuovo appuntamento di Agenda Avvocati, il rotocalco di Use Law Web Radio con le notizie più importanti della settimana. E allora apriamo senz'altro la puntata di oggi con la notizia ormai risalente a lunedì scorso, qualche difficoltà in tema di riforme della giustizia. La ministra Cartabia ha convocato la maggioranza sul nodo riforma e quindi proprio lunedì si è svolto un vertice ad oltranza, un vertice di maggioranza a oltranza per tentare di sciogliere i nodi sulla giustizia, anche perché la riforma, come sappiamo, è stretta da tre scadenze: il 19 aprile con l'esame alla Camera, il 12 giugno con il voto dei referendum e luglio quando si dovrebbero svolgere le elezioni del CSM. A convincere la ministra Cartabia a convocare la maggioranza sono i veti incrociati delle forze politiche di centrodestra e tanto malgrado l'ennesimo richiamo del Presidente della Repubblica, che ha ricordato come la riforma del CSM non sia più rinviabile. Questa è la prima notizia di lunedì scorso. Evidentemente poi ci sono stati ulteriori sviluppi anche per cercare di sciogliere i nodi dei quali si è detto. Mentre dobbiamo registrare insomma un articolo, lo prendiamo lo spunto da un articolo del Dubbio a firma di Gennaro Gremolizzi sulla digitalizzazione. La digitalizzazione come alleata preziosa nel processo civile. Ora si punta ai tribunali smart. Gli amici e colleghi ascoltati da Gennaro Gremolizzi insomma hanno rappresentato come l'avvocatura non si è fatta cogliere impreparata dall'emergenza, anche se per la verità le criticità del telematico non sono ancora superate. Lo ha detto la consigliera del CNF Carla Secchieri, nonché vicepresidente della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense, atteso che ha riconosciuto come gli avvocati hanno dimostrato, soprattutto nell'ultimo biennio, una grande capacità di adattarsi allo straordinario momento, anche in considerazione della irreversibilità del progresso e quindi avendone comprese le utilità. Certamente tra queste i vantaggi del fatto di non dover precipitarsi nelle cancellerie entro le 14 per un deposito, di poter notificare a mezzo PEC, quindi comodamente dal proprio PC senza dover poi inoltrarsi nelle code presso gli uffici dedicati al servizio, e ancora quindi di poter esercitare la professione anche se non presenti fisicamente, quindi in studio. Il biennio nero, tra l'altro segnato dal Covid-19, ha imposto una netta accelerazione su alcuni processi di adattamento. Proprio per questo, ha commentato l'avvocato Secchieri, il rischio della paralisi della giustizia è stato sostanzialmente scongiurato, almeno in parte, proprio grazie alla digitalizzazione che ha consentito di superare quell'assenza fisica imposta dalla pandemia degli operatori degli avvocati, dei magistrati e cancellieri dai tribunali. Ora l'obiettivo è chiaro: l'Unione Europea sta intensificando, con una produzione normativa continua e talora ripetitiva, questo sistema. L'obiettivo, appunto, è chiaro: affermarsi come una superpotenza normativa nella configurazione del futuro ecosistema digitale. Le riforme
le riforme che si annunciano porteranno evidentemente cambiamenti epocali che non devono essere guardati con timore. È intervenuto anche il professor collega avvocato Luigi Viola, uno dei massimi esperti in Italia e in Europa di intelligenza artificiale e di giustizia predittiva. Ha ricordato come le disposizioni processuali in natura emergenziale valide fino al 31 dicembre prossimo e in realtà, ancorché siano disposizioni ritenute emergenziali, non lo sono rispetto alla formale emergenza sanitaria. Questa infatti, come sappiamo tutti, è terminata il 31 marzo, ma quella giuridica permane fino al prossimo 31 dicembre. Questa asimmetria pone più di qualche interrogativo. Le novità si stabilizzeranno nel lungo periodo? È possibile, e l'emergenza è qualche volta appunto l'occasione per riformare in modo permanente. Passiamo allora ad un'altra notizia e questa volta riguarda proprio l'aspetto della digitalizzazione con riferimento ai processi tributari. Dal sito della giustizia tributaria altre indicazioni dopo le disposizioni del DL 1000 proroghe. Le udienze in presenza sono ancora rimandate solo dal 30 aprile, infatti si potrà ritornare al dibattito pubblico. Tempi di attesa quindi più lunghi per l'udienza in presenza nella giurisdizione tributaria tutto è rimandato al 30 aprile 2022 per il ritorno alle udienze in presenza, nonostante lo stato di emergenza sanitario ha trovato ormai la fine, e questo per una larga platea di cittadini, già alla fine del mese di marzo. In realtà per il contenzioso fiscale si profila un altro mese di stop. E questo quello che emerge dalle pagine del sito della giustizia tributaria, la quale espone quanto è stato disposto dal legislatore con la legge 15 del 2022 di conversione del DL 1000 proroghe, che all'articolo 16,2 ha previsto che lo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario è ulteriormente prorogato al 30 aprile. Altra notizia che vi forniamo in questo speciale Agenda Avvocati riguarda le specializzazioni, perché è una notizia che abbiamo appreso, che estrapoliamo dal sito del Ministero della Giustizia. È stata istituita presso il Ministero della Giustizia la commissione che dovrà elaborare le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica degli avvocati. La costituzione della commissione effettivamente rappresenta un passaggio importante per la ripresa e la definizione dell'iter previsto dalla legge, dall'articolo 9 della legge 247, che prevede l'attivazione in collaborazione tra avvocatura e università di percorsi formativi per il conseguimento del titolo appunto di avvocato specialista. La commissione sarà composta da due avvocati di nomina del Consiglio Nazionale Forense, nelle persone degli avvocati Giampaolo Brienza e dell'avvocato Patrizia Corona, di due docenti universitari nominati dal Ministero della Università e della Ricerca, il professor Fabrizio Criscuolo e il professor Marco Pellissero, e da due magistrati nominati dal Ministero della Giustizia, la dottoressa Sandra Recchione e la dottoressa Loredana Nazzicone, con funzioni di presidente. Ha avviato quindi ulteriormente una nuova spinta verso il progetto specializzazione. Per quanto riguarda, torniamo a parlare dei problemi dell'avvocatura, è uno dei problemi che assilla da tempo è proprio quella particolare situazione in cui, secondo uno studio di Cassa Forense, si trova oggi circa il 15% degli avvocati in regime di monocommittenza. E quindi regolare tutti i dettagli che riguardano gli avvocati in regime di monocommittenza è una situazione che coinvolge appunto il 15% della professione forense. Nessun rilievo dal punto di vista previdenziale, ma piuttosto la necessità politica di intervenire per garantire più tutele ai legali che sostanzialmente hanno a che fare con un solo cliente.
Questi i rilievi che sono stati avanzati in sede di audizione alla Camera sulle due proposte di legge per la regolamentazione appunto degli avvocati in regime di monocommittenza. Hanno preso parte alle audizioni Cassa Forense, Movimento Forense, l'Unione Nazionale delle Camere Civili e l'Unione Nazionale delle Camere Penali. Il presidente di Cassa, Walter Militi, ha commentato i rilievi previdenziali delle due proposte, affermando che non ci sono particolari criticità dal punto di vista dell'ente previdenziale. Il presidente invece del Movimento Forense, Antonino La Lumia, ha offerto uno spaccato della situazione e la proposta di regolamentazione del fenomeno che riguarda appunto il 15% degli oltre 250.000 avvocati oggi attivi in Italia, il che porterebbe a pensare ad un numero di professionisti forensi che operano in regime di committenza in circa 30.000. Per la Lumia è necessario un intervento che regolamenti tutte le possibili situazioni e che porti un ventaglio di maggiori tutele per questi colleghi. Infine, il presidente di Unione Nazionale delle Camere Civili, Antonio De Notari Stefani, rimarcato la posizione di chi lavora esclusivamente per altri avvocati, non per il tempo necessario ad imparare il mestiere, ma proprio per una scelta di vita più o meno necessitata, il che spesso nasconde sotto le mentite spoglie di un'attività libero professionale un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, e sicuramente in questo caso c'è bisogno di maggiori tutele. La linea alla regia, torniamo subito da voi dopo alcuni spot pubblicitari. Scarica la nostra app Uslow Web Radio per Apple e Android. E con l'ultima notizia della giornata di questo sabato ci avviamo alla conclusione di questa puntata di Agenda Avvocati. Parliamo di tutela dei beni culturali, perché dal 23 marso di quest'anno fanno ingresso nel codice penale 15 nuovi reati. Infatti è stata approvata in via definitiva la legge 9 marso 2022, la numero 22, recante disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 68 del 22 marzo scorso ed è entrata in vigore il giorno successivo, ai sensi dell'articolo 7, in forza dell'apposita clausola di immediata operatività contenuta appunto nell'articolo 7. Quali sono le particolari novità? Sono quelle previste all'articolo 1 della legge, che introduce alcune modifiche al codice penale. E infatti, dopo il titolo 8 del libro secondo, è inserito il titolo 8 bis dei delitti contro il patrimonio culturale. L'articolo 518 bis riguarda il furto di beni culturali. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene al fine di trarne profitto, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 927 a 1.500 euro. La pena è della reclusione da 4 a 10 anni e della multa da euro 927 a 2.000 se il reato è aggravato da una o più circostanze tra quelle previste al primo comma dell'articolo 625, o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge, particolare gravità dunque. E ancora è introdotta la fattispecie dell'appropriazione indebita di beni culturali. All'articolo 518 ter, e chiunque quindi per procurare a sé ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 516 a 1.500 euro. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena poi è aumentata. Altra novità riguarda quella introdotta dall'articolo 518 quater, reato di ricettazione di beni culturali. Quindi fuori dei casi di concorso nel reato, chi
per procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare è punito con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da 1.032 a 15.000 euro. La pena ancora è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628 terzo comma e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629 secondo comma. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a questo delitto. E ancora ulteriore figura fattispecie di reato quella prevista dall'articolo 518 quinquies, impiego di beni culturali provenienti da delitto, e quindi chiunque fuori dai casi di concorso nel reato e dai casi previsti dall'articolo dagli articoli 518 quater e sexies impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da 5 a 13 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero ancora quando manca la condizione di procedibilità riferita a tale delitto. E infine, ultima figura, nuova figura di reato prevista dall'articolo 518 sexes è relativa al riciclaggio di beni culturali. Fuori da casi di concorso nel reato, chiunque costituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 5 a 14 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro. E allora vi abbiamo sommariamente riportato insomma le novità che afferiscono la tutela dei beni culturali dal 23 marzo di quest'anno, in sostanza fanno ingresso nel codice di procedura 15 nuovi reati. Allora con questa notizia si conclude la puntata odierna di Agenda Avvocati, vi auguro un buon weekend, tanti saluti, cari saluti da Pino Gallo e un saluto anche alla nostra Ornella Sala con noi in regia. Buon weekend a tutti. Agenda Avvocati, l'appuntamento del sabato con il report settimanale delle notizie e delle utilità più importanti per gli avvocati, solo su Uslow Web Radio.